Ritrovati il telegiornale di Telenuova, cominciamo con la cronaca. Dunque, si è tenuto questa mattina davanti al GIP Schermino l'interrogatorio per la convalida degli arresti dei due presunti assassini di Gorizia Coppola. Le posizioni di Femiano e Avitabile differiscono leggermente, alcune contraddizioni sarebbero emerse durante l'interrogatorio col giudice per le indagini preliminari. Vediamo tutti i dettagli. Questa mattina gli interrogatori di garanzia per la convalida degli arresti davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, Alfonso Schermino, per Luigi Femiano e Gennaro Avitabile. I due giovani di Pagani, sottoposti a fermo di indiziato di delitto per omicidio pluriaggravato, per aver agito per motivi a obietti e futili, con crudeltà e avendo approfittato del buio. Questa l'accusa formalizzata nei confronti dei presunti assassini di Gorizia Coppola, fermati dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. La donna di 44 anni è morta nella notte tra lunedì e martedì scorso, mentre un'ambulanza la trasportava in ospedale. La pugnalata al petto non le ha dato scampo. Femiano e Avitabile, di 18 e 23 anni, non avrebbero voluto ucciderla, ma solo intimorirla, minacciandola con un coltello perché si concedesse gratuitamente ai due per un rapporto a tre. Questa è la versione emersa durante gli interrogatori preliminari. La lucciola avrebbe risposto di no, ignorando ironicamente la richiesta dei giovani. Un affronto a cui i due ragazzi avrebbero risposto con freddezza efferata della coltellata. Un colpo solo al petto, fatale. Un aiuto importante per risalire all'identità del 18enne e del 23enne sarebbe stato fornito da alcune squillo presenti in zona, forse contattate dai due con la stessa richiesta e a questo punto più fortunate di Gorizia Coppola perché non uccise. In particolare le altre prostitute avrebbero indicato ai militari il colore dell'auto che si era avvicinata alla collega assassinata. Una macchina rossa, una Citroën Saxo, poi facilmente individuata nelle immagini delle telecamere della zona. In sostanza c'è l'ammissione del fatto, ma spetterà al giudice valutare le due posizioni. Quella di Avitabile, difeso dall'avvocato Rino Carrara, differisce da quella di Femiano, difeso dal penalista calabrese. Contraddizioni che sarebbero emerse anche durante l'interrogatorio davanti al giudice Schermino. Ancora la cronaca, attimi di panico questa mattina all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è saltata per un cortocircuito la centralina elettrica. Dalla cabina che si trova nel piano interrato nei pressi del padiglione di radiologia si è elevata una colonna di fumo. Per alcuni secondi è mancata la corrente in tutta la struttura, poi sono entrati in funzione i generatori di emergenza. Gli apparecchi hanno però fatto cilecca, a quanto pare, un paio di volte, lasciando l'ospedale al buio per alcuni minuti. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, a cui non è stato chiesto tanto di spegnere l'incendio, che nel frattempo era stato sistemato dal personale addetto alla manutenzione ospedaliera, quanto di sopperire con il loro generatore nel caso quelli ospedalieri avessero continuato a fornire problemi. Alla fine tutto è andato per il verso giusto, l'ospedale è stato attaccato ai suoi generatori, nel frattempo è intervenuta anche una squadra della società erogatrice dell'energia che ha stimato di risolvere il guasto in circa 6 ore. Intanto stamattina c'è stata pure una visita dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni che hanno richiesto documenti e cartelle cliniche per vecchi precedenti giudiziari. Non ci sono più dubbi, è doloso l'incendio che ha distrutto la casetta di legno sede dell'Associazione della Dolorata, la frazione Santa Croce di Castel San Giorgio, a confermarlo anche il commissario prefettizio del comune Roberto Amantea. Il città, il clima velenoso, tante ipotesi, i responsabili dell'associazione e il parroco invece sono pronti a ripartire senza farsi condizionare dal pur terribile evento. Vediamo.
È doloso l'incendio che ha mandato in fumo anni di sacrifici dell'Associazione Maria Santissima Addolorata di Santa Croce a Castel San Giorgio. A confermarlo anche il commissario prefettizio del comune, Roberto Amantea, che questa mattina ha ricevuto i responsabili della stessa associazione per un colloquio su quanto avvenuto nella tarda serata di mercoledì e per discutere della possibilità di attivare finalmente le telecamere che la stessa associazione aveva provveduto a sistemare nella piazzetta con annesso parco giochi per bambini. È stato accertato che dietro questo episodio c'è la mano di qualcuno. Ho sentito in giro circolare voci, congetture, credo che invece bisogna in questo momento mantenere la calma e avere piena fiducia nell'operato delle forze dell'ordine che stanno portando avanti le indagini. Questa in sintesi la riflessione del commissario Amantea, che negli ultimi mesi ha assistito a un'escalation di eventi simili, ma che avevano riguardato, in molti casi, soggetti singoli e non un bene di un'associazione e più in generale di un'intera comunità, come avvenuto l'altra sera. Ci riferiamo ovviamente agli incendi delle auto di alcuni esponenti politici, oltre che agli atti di vandalismo nei confronti dell'Associazione Libera. Di certo a Castel San Giorgio si è creato un clima poco piacevole. La gente ha paura e ad aumentare sospetti e maldicenze è il veleno che quotidianamente emerge dalla campagna elettorale, a dir poco infuocata. Ieri qualcuno addirittura diceva: non metterò striscioni o manifesti di candidati sul mio balcone, non vorrei che qualche pazzo mi possa combinare un guaio. Ma torniamo all'incendio. I fatti sono ormai chiari. Qualcuno ha appiccato il fuoco causando danni ingenti perché all'interno della casetta di legno, sede dell'Associazione della Addolorata, vi erano elettrodomestici costosissimi utilizzati per la sagra della sfogliatella che viene organizzata a fine giugno. Una sagra che non sarebbe però a rischio. Giovanni Alfonso Cataldo, insieme a Fabio Bove, tra le figure principali dell'associazione intitolata alla memoria di Nicola Cataldo, sono pronti ad altri sacrifici pur di realizzare il loro storico evento. La nostra comunità è stata colpita ma non affondata, hanno scritto in un manifesto pubblico il presidente dell'associazione e il sacerdote della parrocchia Santa Maria delle Grazie e Santa Croce, Don Gianluca Cipolletta. I due sperano che dalla solidarietà si possa passare anche ad aiuti concreti al fine di iniziare subito l'opera di ricostruzione. È questa l'unica risposta da dare a questi vigliacchi. Beh, certo, fa davvero un brutto effetto vedere questa casetta in queste condizioni. Si ricorderà l'inaugurazione all'epoca dell'amministrazione Longanera, ma soprattutto i grandi sacrifici che le persone del posto hanno portato avanti negli anni per realizzare questo spazio, che ricordiamo uno spazio adibito soprattutto per i bambini con giostrine e quant'altro. Continuiamo con la cronaca, con la lotta alla criminalità in Italia ma anche all'estero. Come si muovono le forze dell'ordine e anche la magistratura in Brasile rispetto alla battaglia contro i clan malavitosi, partendo dagli esempi straordinari di alcuni giudici, tra questi anche quelli italiani Falcone e Borsellino. Al Palazzo Doria di Angri si è tenuto un convegno per ricordare straordinarie figure della lotta alle mafie, proponendo anche antidoti per sconfiggere i gruppi delinquenziali. Il servizio. Palazzo Doria, un palazzo che segna la storia dell'agrongeno sarnese, un palazzo tenuto in maniera eccellente, un palazzo che prima era sede dell'attività pubblica comunale, oggi è sede di rappresentanza e stasera diventa sede di un convegno che tratta della lotta alla criminalità, un convegno che mira a riproporre quello che erano le tematiche di due grandi, Borsellino e Falcone, due grandi della magistratura italiana, dell'azione di indagine che si deve svolgere per debellare la mafia, la criminalità, la delinquenza. Ma emozionanti, commoventi, commoventi al punto che il procuratore capo del Brasile, durante il canto dell'inno nazionale, ha pianto. Beh, consentiteci, è stato molto bello, toccante. È l'amor di patria, è l'amore per la propria terra, è l'amore per un inno che rappresenta il territorio, rappresenta la terra natia. Se ognuno ci mette un po' del suo, ogni cittadino dà qualcosa in più, probabilmente si potrà riuscire.
certo, insomma, partiamo come il paese che ha dato il nome a tutte le mafie, certo. No, noi parliamo di mafia giapponese, mafia cinese, ma ricordiamoci che la parola mafia è nata da noi. Ho vissuto da prefetto di Agrigento, poi prefetto di Palermo, da direttore dell'agenzia, diciamo, esperienze di grosso spessore nel contrasto alla criminalità. Sicuramente è una lotta difficile, complessa, però abbiamo fatto tantissimo. È un convegno che accoglie esperienze di altri continenti, che stiamo parlando del Brasile, quindi del Sud America, e in effetti sì, c'è questo confronto tra due culture, due modi di affrontare questo problema che ormai è di natura mondiale, internazionale, per cui per questa sera si discuterà ad Angri e io non posso che esserne orgoglioso. Io non voglio scomodare il collega scomparso Falcone, che parla della mafia come un fenomeno umano che, come tutti i fenomeni, prima o poi cesserà. Noi dobbiamo solo cercare di affrettare questa fine, e posso dire che purtroppo la mafia non è solo un'organizzazione criminale, è anche un modo di pensare. E io credo che i siciliani non la pensino più come 20 anni certo, fa, certo. E credo che i campani sono sulla buona strada anch'essi, e i calabresi uguale. Il problema è che queste organizzazioni si sono comunque ramificate. Si sono ramificate anche in altre zone al di fuori delle zone d'origine, e si sono anche, hanno avuto anche una simbiosi con altre attività altrettanto dannose come quella della corruzione dei pubblici ufficiali, dei pubblici dipendenti. È un fenomeno transnazionale, veramente transnazionale. È necessario che ci sono rapporti operativi tra le diverse aziende criminali, perché sono veramente imprese dei reati. Brasile da 15 anni fa, perché prima non abbiamo noi avuto, conosciuto questo fenomeno, e adesso dobbiamo imparare come affrontarla, e perciò l'esperienza italiana è così importante per noi. La politica adesso, e parliamo delle dure affermazioni politiche del consigliere comunale del Partito Democratico Angelo Grillo a Pagani. Dice: qual è il rapporto col centro-sinistra, col Partito Democratico, del sindaco Bottone? Un chiarimento che finora non ha ottenuto risposte da parte dello stesso Bottone. Grillo chiede a gran voce che si faccia chiarezza. Vediamo. Allora, recuperiamo tra pochissimo questo servizio, adesso invece andiamo a Nocera Inferiore. Andiamo a Nocera Inferiore con i 5 anni che sono passati con l'amministrazione Torquato. Si ripete il testa a testa tra candidati al Consiglio Comunale a Nocera. L'unica novità è il numero di pretendenti a sindaco, 9 anziché 4, liste possibili consiglieri però rimangono uguali, sono soprattutto in tanti a scendere in campo. Vediamo. Si sfioreranno i 480 candidati al Consiglio Comunale per le elezioni del prossimo 11 giugno a Nocera Inferiore. Un risultato ottenuto dalla moltiplicazione tra le liste in campo, dovrebbero essere 20, e il numero massimo di persone candidabili, 24. Si ripeteranno dunque le scene del 2012, quando erano schierati ai nastri di partenza 450 candidati spalmati su 20 liste, ma con appena 4 pretendenti alla poltrona di primo cittadino. Ora ce ne sono 9.
Se 5 anni fa Manlio Torquato aveva 8 liste dalla sua parte, ora dovrebbe averne 6. Il centrodestra, che esprimeva Luigi Cremone, aveva 6 liste ed oggi con Pasquale D'Acunzi dovrebbe arrivare a 4. Il Movimento 5 Stelle, sia 5 anni fa con Pasquale Milite che oggi con Vincenzo Spinelli, scende in campo con 1 lista. Ragionamento a parte per il centrosinistra. 5 anni fa schierava Antonio Iannello appoggiato da 5 raggruppamenti. Ora il PD è con Torquato e l'area di sinistra con Alfonso Schiavo che sarà appoggiato da 2 liste. 3 quelle che invece affiancheranno Tonia Lanzetta. Tutte con il riferimento diretto all'avvocato, a cui si aggiunge una frase diversa. Cambiare insieme Nocera, noi con Nocera, Nocera attiva. 1 lista ciascuno, poi per Luisa Gagliardi di Legalità e Trasparenza e per Franco D'Angelo. 2 quelle a supporto di Mario Stanzione. Queste sono ore frenetiche per raccogliere le firme necessarie alla sottoscrizione delle candidature che andranno presentate entro le ore 12 del 13 maggio. Dilaga intanto il fenomeno delle liste fake, o almeno così sono ritenute dai più. Quella che va per la maggiore è capitanata da Gino Candela, al motto di un sindaco che canta e un sindaco che conta, ma ci sono pure Mimmo lo Squalo e Pierino Piere per terra. Scherzi? Non è chiaro. Nomi che potrebbero comunque rischiare di confondere l'elettorato, distogliendolo dai veri problemi della città e dai programmi dei candidati ufficiali. A Castel San Giorgio invece ancora un po' di confusione rispetto alla presentazione delle liste. Numerosi ad oggi i candidati a sindaco, non sono però escluse sorprese dell'ultima ora con possibili apparentamenti. Il servizio. C'è ancora una settimana di tempo per la composizione delle liste, per elaborare progetti, accordi da proporre ai cittadini durante la campagna elettorale. A Castel San Giorgio, al netto delle vicende che hanno reso il clima rovente, dovrebbero esserci svariati candidati, a meno che non ci siano apparentamenti dell'ultima ora. Tra i primi a candidarsi a sindaco c'è da tempo l'ex assessore Michele Salvati, che ha scelto il nome con cui si presenterà agli elettori. La lista avrà infatti il nome Per Castel San Giorgio. Subito dopo sono usciti allo scoperto altri potenziali candidati alla poltrona principale del Palazzo Comunale. L'ex assessore provinciale Pina Esposito, il commercialista Salvatore Capuano, l'avvocato Paola Lanzara e il rappresentante del Movimento 5 Stelle Gaetano Riso. Massimo riserbo sulla candidatura targata Partito Democratico con il dottor Andrea Donato, sempre in pole position. L'ultima novità riguarda la possibile candidatura dell'ex assessore con la giunta San Martino, l'avvocato Maria Sica. Resta da capire la posizione dell'UDC, che recentemente ha avuto però incontri col PD. Accordo invece tra il dottor Giuseppe Alfano, che col gruppo composto insieme all'ex assessore, il medico Raffaele Sellitto, ha scelto di schierarsi con Paola Lanzara, da verificare se la stessa cosa faranno anche i movimenti che si sono appoggiati a Salvatore Capuano. Quindi rimangono ancora molti dubbi da sciogliere sulle varie liste da approntare. L'affannoso ultimo chilometro sta coinvolgendo praticamente tutti gli ambiziosi candidati. Si susseguiranno incontri e notizie. Rispetto al passato però non dovrebbe esserci il classico testa a testa, ma molti aspiranti in più. A Pagani nel PD c'è voglia di chiarezza, chiarimenti, li chiede a gran voce il rappresentante del Consiglio Comunale del Partito Democratico, Angelo Grillo, che per ora non ha ricevuto risposte in merito agli atteggiamenti tenuti col centro-sinistra, col PD in particolare, da parte del sindaco Bottone. Vediamo. Polemiche e malumori dopo le dure affermazioni politiche del consigliere comunale del PD di Pagani, Angelo Grillo, ieri durante la trasmissione Focus sull'ambigua posizione del sindaco Bottone rispetto al PD e al ruolo che avrebbe avuto durante le consultazioni per le primarie del Partito Democratico. Una serie di contestazioni, quelle mosse da Grillo, rispetto alla condotta politica del primo cittadino, ponendo degli interrogativi ai quali si aspettava delle risposte dal diretto interessato, soprattutto sul rapporto tra il sindaco e il partito del governatore De Luca. L'obiettivo di Bottone sarebbe verso il centro-sinistra e non esclusivamente per il Partito Democratico.
gli amici di centrosinistra, ecco, con i quali si sta intraprendendo un percorso, al di là del PD o di qualche altra formazione politica. Io credo che chiunque vuole dare il proprio apporto basato sulla trasparenza, sul rispetto delle regole alla città, viene ben accolto da parte mia. Insieme a buoni compagni di percorso, e credo che se sono rose fioriranno, e verifichiamo, ecco, l'apporto concreto poi magari di esponenti. Adesso invece parliamo delle nomine regionali con il Movimento 5 Stelle che alza la voce. Una denuncia arriva forte e chiara da parte del componente del Movimento Grillino, e cioè la coordinatrice anche del Movimento 5 Stelle a livello regionale, e cioè Valeria Ciarambini. Vediamo cosa ha detto. Nella regione che rinnega ogni meritocrazia costringendo all'emigrazione i suoi giovani migliori, accade poi che i più meritevoli siano casualmente vicini ai politici. Nomine dirigenziali formalmente corrette, ma con bandi costruiti ad hoc che sembrerebbero celare nella sostanza procedure non trasparenti volte a privilegiare soggetti spesso vicini a politici indistintamente del passato e del presente. È la forte denuncia di Valeria Ciarambino, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Sotto la lente d'ingrandimento, le recenti nomine effettuate ai vertici dell'amministrazione delle agenzie regionali. Non ci convince per niente il caso della dottoressa Maria Brigida Del Monaco, compagna del parlamentare europeo PD, ex consigliere regionale, nonché ex presidente della commissione trasparenza Nicola Caputo, sottolinea Ciarambino, lo scorso aprile nominata responsabile della scrittura di staff sportello unico regionale per le attività produttive. La nomina di Del Monaco è formalmente corretta, spiega, ma qualche dubbio nasce sulla strana coincidenza della sua vicinanza a un esponente del PD. La scelta della commissione di valutazione è caduta sulla candidatura della Del Monaco, evidenzia, perché dalle motivazioni espresse nella delibera di nomina emerge che casualmente nessuno dei candidati dirigenti di ruolo della giunta avesse la professionalità richiesta per ricoprire l'incarico. Eppure dalla lettura delle carte sembra davvero strano, vista la genericità dei requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, evidenzia la capogruppo, che nessuno dei dirigenti di ruolo della giunta avesse la necessaria qualificazione professionale maturata nell'espletamento di attività di direzione o consulenza o partecipazione ad organismi o commissioni. Il curriculum della dottoressa Del Monaco prende slancio non appena l'ex consigliere regionale Caputo diventa parlamentare europeo nel giugno del 2014, fa notare Ciarambino. C'è poi un'altra curiosa circostanza, ossia la nomina a presidente della commissione di valutazione di Antonio Marchiello, ex coordinatore dell'area affari generali e personale della giunta, oggi in pensione, prosegue Ciarambino. Il dottore Marchiello ritorna da ex dirigente regionale per selezionare i suoi ex colleghi al ruolo di direttore generale o responsabile. Siamo di fronte ad uno strano concetto del principio di terzietà e di imparzialità, continua la capogruppo, visto che fino a pochi mesi fa il dottore Marchiello ha valutato molti dei dirigenti regionali che ora dovrebbe selezionare. Questa è la casa di vetro di De Luca, conclude Ciarambino. Stessi dubbi sull'anonimità di Anna Paola Voto a dirigente responsabile dell'area istituzionale dell'Agenzia Regionale per le Universiadi 2019. E adesso una pagina, insomma, a cui Telenuova tiene particolarmente, quella del ricordo delle vittime della frana del 5 e 6 maggio del 1998. Seguimmo, ricorderete, davvero in modo minuzioso ciò che purtroppo accadde a Sarno, ma anche a Siano, a Bracigliano e nel comune di Quindici. Tanti innocenti finirono e restarono, ai noi purtroppo, sotto le macerie e sotto il fango assassino. Tanti ricordi purtroppo negativi, tante commemorazioni, tante cose ancora da dire rispetto alla ricostruzione e quant'altro. Vediamo il tutto nel servizio. Smottamenti, frane, fango ovunque. Era il 5 maggio del 1998 quando un'alluvione colpì Bracigliano, Quindici, Siano, San Felice a Cancello e Sarno, dove si registrò il bilancio più pesante, 137 vittime.
case, un ospedale, strade, scuole. Quel giorno la pioggia non risparmiò niente. Sono le 15 quasi di questa giornata maledetta, come l'abbiamo già definita precedentemente. Questo è quello che resta di Villa Malta. Praticamente, come vedete dalle immagini, una colata di fango è entrata dalla parte posteriore dell'ospedale e praticamente ha vomitato all'interno di quello che è il pian terreno, invadendo la zona del pronto soccorso, del centralino e tutto l'androne sotto il quale avevano trovato rifugio anche gli abitanti della zona. Questa di Sarno era stata indicata come una delle zone in alto più sicure. Fino ad ora è stato estratto un solo cadavere alle spalle di questa gru. Si tratta di quello del portiere, del centralinista, col quale chiacchieravamo ieri sera intrattenendoci nell'attesa di trovare la via di casa, perché anche noi eravamo rimasti bloccati lì all'interno. I soccorsi sono difficili, poi le immagini ve lo testimonieranno senza dubbio meglio delle mie parole. Sulle finestre vedete gli ultimi gesti di disperazione, lenzuola annodate, la gente voleva scendere in tutti i modi possibili e immaginabili. Ecco, c'è quell'uomo con i baffi, ve lo racconto così come accade, che da un po' di minuti sta cercando di implorare affinché vengano estratti al più presto dalle macerie i cadaveri che sono sotto quell'accumulo di fango, prima che il buio si faccia sentire e soprattutto prima che torni a piovere, prima che la pioggia torni a rendere la situazione drammatica e soprattutto pericolosa. La zona è totalmente evacuata e come vedete dalle immagini all'opera ci sono per lo più volontari, forze dell'ordine, naturalmente truppe televisive provenienti da ogni angolo d'Italia. Un ricordo tenuto per sé dal 1998, ma che rivive ogni 5 maggio, giorno della frana di Sarno. Oggi l'ex dipendente comunale di Pagani, Antonio Ferrante, racconta ai nostri microfoni quel tragico momento vissuto tra fango, pietre ed acqua su una strada dove si era recato per portare aiuto ad un suo amico sarnese. Io ricordo una brutta serata, perché chi non la vive sulla propria pelle, quella tragedia non la può capire. Io quella sera stavamo a casa di un amico, avevamo una telefonata in cui la zia di un amico si stava allagando, ma noi non immaginavamo che c'era quel poco di eventi che si è prodotto.
andammo alla macchina, andammo, e dice, vi accompagno, perché è un'emergenza, una solidarietà, si fa e non si parla. Alla fine, dopo 19 anni, mi è venuto in mente stamattina mi è venuto un dolore forte, perché ricordate 137 morti, e per miracolo, forse per grazie di Dio, ci ha risparmiato a tre di noi, perché salire sulla strada, ascoltare una persona anziana del posto, che noi abbiamo detto cosa è successo, lui ci rispose, fuite, e fu la fine del mondo. Non ci sono più andato su quel posto, perché ancora oggi mi fa ancora paura, perché stare fermo su un muretto, che c'è un ristorante, 9 euro su un muretto, che non poteva né andare né indietro, la preoccupazione era drammatica, tant'è vero che abbiamo aspettato la discesa delle acque, non del fango, delle acque, per poter scendere e poter essere ricoverato, perché ebbi una crisi cardiaca che mi aveva quasi distrutto. Un ringraziamento, oggi a distanza quasi di 20 anni, agli operatori dell'ospedale di Pagano dell'epoca. A Pagano ebbe tutta la massima assistenza di quella giornata, che poi sono stato anche ricoverato per traumi e stress nervosi che poi mi sono portato pure avanti. Però oggi è la prima volta che esco fuori e ne parli, perché meno ne ho parlato più mi sono dimenticato, però quando arrivo questa giornata non riesco a dimenticare, perché grazie di Dio sono riuscito a farmi da solo anche in questa vicenda così drammatica e così paurosa.